Southern trees bear strange. Mi picchiava perché mi ribellavo, perché dicevo le cose che pensavo, e lui, per farmi stare zitta, mi aggrediva. Non è una donna degli anni del regime a parlare, non è rinchiusa in un carcere, né ad aggredirla e picchiarla è un fascista o un nazista. Quelle venivano picchiate per farle parlare, queste lo sono per farle tacere e obbedire. In comune la violenza, la sopraffazione, ma anche forte il desiderio di libertà. Lei è Giuseppina Pesce, che nel 2012 ha rivelato al mondo degli ignari l'omicidio d'onore. E l'aguzzino è suo marito, il suo carcere, la casa, o forse meglio la famiglia, la 'ndrangheta. Conosce Rocco, che ha appena 14 anni, lui 22. Poco dopo nasce Angela, la prima figlia, e per riparare agli occhi del paese fanno la fuitina. Dopo, la delusione e tante botte per silenziarla, ogni qualvolta si propone come organismo senziente. Vorrebbe lasciarlo il marito, ma non si può. Così Giuseppina conosce un altro uomo che la fa sentire ancora ragazza, le fa tornare il desiderio di vivere e si concede una nuova storia. Ma sa che il clan non la perdonerà. A salvarla è l'arresto, con l'accusa di essere la postina del clan. Certo, perché lei appartiene ai Pesce, una delle più potenti cosche dell'andrangheta della Piana di Rosarno, quella che domina su una miriade di 'ndrine, i cui interessi vanno da Reggio Calabria a Milano, che gestisce buona parte dei traffici della piana di Gioia Tauro, dal porto alla droga, dalle estorsioni al controllo dei mercati agricoli. E non si ferma lì, arriva nel nord Italia, in Europa. Così, il 28 novembre 2010, lei, nata e pasciuta di pane e 'ndrangheta, cui sono noti affari e segreti della famiglia, a 34 anni, due figlie di 16 e 6 anni e un figlio di 9, viene arrestata. Suo marito è già in carcere per associazione mafiosa. Anche suo padre e lo zio sono in carcere. E sua madre, e sua sorella, e adesso anche lei. Quale futuro per i suoi figli? E per lei cosa può fare? Tenta due volte il suicidio per il distacco dai bambini. E dopo alcuni mesi i suoi pensieri trovano risposta nella fiducia nel pubblico ministero antimafia Cerreti, una donna cui racconta di 16 anni di botte e segregazioni e da cui ottiene protezione per sé e per i suoi figli. Giusy inizia così coraggiosamente una nuova vita, pur sapendo che pende su di lei una condanna a morte. Lei lo sa bene, ma non è una strada facile. Angela, la figlia sedicenne, non riesce a condividere le ragioni della madre. Troppo forte in lei adolescente lo sradicamento. Così la famiglia paterna sfrutta l'essere contro della ragazza come cardine per dissuadere la madre dal suo progetto. E Giusy cede. Senza la figlia dalla sua parte non riesce ad andare avanti. Per riabilitarla agli occhi di tutti e velare il disonore, la famiglia le fa firmare una lettera in cui dichiara di essere stata costretta dai magistrati a collaborare e di avere detto solo falsità. Però Giusy non vuole rientrare in Calabria, ha paura che la uccidano o la facciano sparire, come è avvenuto e avviene per tante donne dell'andrangheta. Per qualche tempo resta ancora con le due figlie, in località protetta, mentre il maschietto viene affidato al nonno, il capoclan dei Pesce. Angela è sempre insofferente, chiede alla madre di accompagnarla in macchina a Lucca da un'amica. Giusy cede, ma al rientro viene fermata e accusata di evasione. Con lei c'è l'uomo con cui condivide questa sua nuova vita. Adesso il tradimento, anche coniugale, è palese e la sua sorte è definitivamente segnata. Chi tradisce e chi disonora la famiglia deve essere punito con la vita. È una legge, dirà Ala Cerreti. Il marito furioso, violato nel suo onore di uomo oltre che di 'ndranghetista, la minaccia, ma la reazione non è paura. Giuseppina sa che non può e non deve tornare indietro. Riprende la collaborazione
e si rifanno pressanti i ricatti e le minacce ad Angela e le percosse al nipote per mano dei Pesce. L'effetto è inaspettato. Angela si schiera con la madre. Così Giusy frantuma il mondo in cui è nata e cresciuta, dove i maschi Pesce erano autorità indiscusse, e al processo All Inside 2, di fronte al tribunale di Palmi, dice: «Io faccio parte di questa famiglia. Io vivevo in questa famiglia». Quindi respirava queste cose, quest'aria di superiorità, di potere, di privilegio. E in quell'imperfetto la sua scelta di assumersi la propria responsabilità, di denunciare, di cambiare parte, di stare dalla parte giusta, di rompere quei legami familiari che le vietavano il diritto di vivere, di essere libera. Al tempo del processo del 2012, in aula si assiste a questa scena. I maschi Pesce urlano contro la pubblico ministero: «Vogliamo Di Palma, ma quella no!» È una questione di rispetto. Loro, i maschi Pesce, avrebbero potuto portare rispetto al nemico, meritevole per abilità e capacità, solo se maschio. Se femmina, no, in ogni caso. E la sorte, anche in questo infausto per loro, si prende una rivincita. Femmine sono tutte le componenti del collegio giudicante, e anche il sindaco di Rosarno è femmina e si costituisce parte civile. Essere donna in una famiglia di 'ndrangheta vuol dire ancora oggi obbedire ciecamente a regole arcaiche, finalizzate a far rimanere integri l'onore e la rispettabilità della famiglia. Il codice dell''ndrangheta non perdona, uccide mogli, sorelle, figlie che osano sfidarla, in nome di un codice barbaro che sopravvive. Se sbagli, ti fanno fuori e fanno sparire il cadavere. E l'omertà e l'indifferenza la fanno da padrone. Questo è il grande merito di Giuseppina Pesce. Oltre a denunciare l'enorme giro di affari illegali delle cosche, ha dato luce a questa strage di donne ribelli, anche solo per amore, per il diritto a scegliere la propria vita. Giuseppina ha seminato speranza. Negli ultimi 10 anni, in Calabria, la ribellione alle cosche si è fatta più forte, e l'elemento che più colpisce è che sia di genere femminile. Sono tante le donne che si rivolgono alla giustizia, che rompono i lacci della cultura di cui sono nutrite, che riconoscono valore allo Stato, a cui affidano la loro vita e quella dei loro figli. Onore a loro. Sweet and then the sudden smell of burning flesh here.